Amici di Fulvio e le sue ricette, benvenuti. Oggi faremo una ricetta che è semplicissima, che è buonissima, che tanti amano. Piace pure ai bambini, a mio figlio Riccardo piace tantissimo. Adesso vi faccio vedere il protagonista di oggi chi è. Sto parlando del petto di pollo. Faremo il petto di pollo al limone. Io adoro tantissimo il limone, lo mangio anche col pane, pane e limone. È una cosa che adoro tanto, soprattutto d'estate perché è fresco, mi piace quell'aspro del limone, poi da buon siciliano, la granita al limone è una cosa veramente divina, e quindi niente, andiamo a preparare questo piatto. Prima cosa creiamo la salsina, io uso un frullatore ma potete usare anche quella immersione, nel bicchiere andate ad aggiungere succo di limone, acqua, la buccia del limone, non tutta, perché il resto servirà dopo per decorare. Zucchero di canna, farina, pizzichino di sale e un goccetto di vino bianco. Adesso a massima potenza andiamo a amalgamare il tutto. Come vedete, in meno di 2 minuti ho creato questa deliziosa salsina, anche molto profumata. Adesso non ci resta che proseguire con la ricetta. Ho disposto il petto di pollo, io mi sono aiutato con un tagliere, pizzichino di sale, da ambo i lati. Una spolveratina di farina, molto leggera, eh? Anche questo da ambo i lati. Padella calda, io uso l'antiaderente, goccino d'olio extravergine d'oliva, fate scaldare un po' e mettiamo le nostre fette di pollo. Vedete come inizia a spigolare dopo qualche minuto, lo giriamo, la cottura deve essere delicata, non deve dorarsi troppo. Servirà giusto qualche minuto, velocissimo come cottura. A questo punto possiamo mettere il nostro liquido, la nostra cremina che abbiamo formato, vedete? E adesso a fiamma vivace la facciamo ridurre fin quando non diventa una bella cremina succulenta. Io per realizzare questa ricetta ho usato il petto di pollo a fette intere, ma voi volendo potete anche farlo a straccetti, oppure usare un altro tipo di carne, la lonza di maiale o anche delle fettine di vitello. Insomma, è un piatto molto versatile, potete farlo come meglio credete. La cremina inizia a ridursi, vedete? Io ci metto pure un po' di menta, come vi ho detto prima, perché mi piace. Se a voi non piace potete mettere il prezzemolo. Il piatto è pronto, andiamo a impiattare. Ho usato un piatto scuro per esaltare di più il colore della scaloppina. Con un cucchiaio andate a nappare sopra, in questo modo qua. Fettine di limone, decorare. Foglioline di menta. Diamo un po' di colore. E una grattugiatina di limone, in questo modo. Adesso il momento dell'assaggio. Un po' di cremina.
davvero molto molto buono. Il limone, ma anche un pizzichino di vino bianco che abbiamo messo. Insomma, la grattugiata del limone, anche la menta dà la freschezza. Davvero un buon piatto, un bel piatto da fare fresco, estivo, anche primaverile. Secondo me lo potete fare tutto l'anno, perché è davvero un piatto molto molto buono e semplice. Bene, il mio petto di pollo al limone è pronto, avete visto, molto bello anche da vedere, un po' decorato col verde, la buccia di limone, le fettine intere. Come avete visto, è semplicissimo da preparare, veloce. E soprattutto piace anche ai bambini, mi raccomando. Provate la ricetta. Ciao a tutti da Fulvio, alla prossima!